Buongiorno a tutti, eccoci qui in questo nuovissimo video. Allora, oggi andiamo a fare questo kit che ho preso da Tiger, che è la ghirlanda. E niente, qua fa vedere tutto il materiale e io direi di iniziare subito col tutorial. Allora, apriamo la scatola. Ah, c'è lo scotch. Io mi sono già preparata la colla a caldo qua, che non so se nel kit c'è colla o altro, non lo so. Allora, questo e basta. Ok, tolgo la scatola. Allora, c'è questo cerchio di cartoncino, che non so se di qua c'è il biadesivo, non lo so, vedremo poi. E in questo pacchettone ci sono i pompon piccolini rossi, un filo per appenderlo, questo dovrebbe essere il biadesivo, guardate quanto, e poi ci sono tutti i pompon verdi. Ok, quindi vediamo se ci sono le istruzioni. Sì, ci sono le istruzioni. Ah, ok. Praticamente dice che col biadesivo di attaccare pezzettino per pezzettino su tutto il cerchio della ghirlanda e poi attaccarci i pompon. Ma credo che farò con la colla a caldo perché si fa prima e questo lo terrò da parte, ovviamente. E quindi io direi di iniziare subito a fare la nostra ghirlanda. Allora, prendiamo tutti i nostri pompon verdi, verde chiaro e verde scuro. Ok, allora io direi che la prima cosa da fare è da mettere il nastrino, ovviamente, perché così almeno siamo a posto, non ci pensiamo più. E poi rimane fisso sotto ai pompon e quindi non lo perderemo più. Faccio due nodini. Ok. E poi do un pizzichino di colla per tenerlo fermo, dritto. Così. Voilà. Così rimane fisso. E non si sposta, mentre adesso andremo a lavorare per fare la ghirlanda. Allora, questi qua rossi li useremo alla fine. E sì, mi conviene fare un pizzichino anche qua dietro perché sennò si continua a girare. Però, io ricoprirei questa parte qui che è un po' più bruttina. Sono indecisa perché ovviamente qua non fa vedere la parte, boh, non lo so. Vabbè, facciamo questa qua bianca perché tanto poi è uguale alla fine, o di qui o di lì, e come si vede davanti, ecco. Allora facciamo il giro interno, metto un po' di colla e metto i nostri pompon a caso, ovviamente, in ordine random, diciamo così. Ok, poi metto un altro verde. No, non basta la colla. Vedete, con la colla a caldo si fa molto più veloce, ovviamente, del nastro adesivo, ovviamente, perché sennò taglia, fai disp. Ovviamente per questo tutorial io uso la colla a caldo, che comunque io consiglio che se siete bambini di farvi aiutare da un adulto, perché la colla a caldo comunque è bollente, per cui fatevi sempre
aiutare da un adulto a usare l'acqua a caldo, però ovviamente questo kit è per i bambini, per cui adesso io per il tutorial, per fare abbastanza veloce, per non farlo durare tanto, uso l'acqua a caldo, ma ovviamente il kit è presente del nastro adesivo e si può usare tranquillamente, solo che richiede un attimino di più tempo. E non è nessunissimo problema utilizzarlo, ovviamente. Ecco qua. E il primo giro l'abbiamo concluso. Adesso tengo un attimino schiacciato per far aderire bene. E adesso noi andiamo a fare il secondo giro in alto. Direi che sta venendo molto molto carina nella sua semplicità. È molto carina, veramente. Mi pare che questo kit l'ho pagato 2 o 3 euro, cioè non è neanche sta grande spesa comunque. E poi sicuramente i bambini si divertiranno a farlo. Mi sto divertendo io che diciamo che non sono più una bambina da un bel po'. E per cui sì, è molto carino, molto divertente secondo me da far fare ai bambini. Ovviamente. Ok, metto un altro po' di colla. Spero che voi stiate vedendo bene perché io sono concentrata nel mio capolavoro. Ok, l'ultimo pezzo. E voilà, aspettate. Poi dove ci sono i buchini bianchi, noi ci mettiamo i pompon rossi. Ok, allora, adesso facciamo un giro sopra, come fa vedere nella figura iniziale. Quindi andiamo a mettere un po' di colla solo sul pompon. E via. Ecco qui, aiuto, mi si sta appiccicando la colla da tutte le parti. Ecco qui. Bisogna attaccare molto bene, ovviamente. Aspettate che prendo un altro bastoncino di colla a caldo, così. Ecco qua. Ok, andiamo avanti. Insomma, va un po' a fantasia, un po' metti quelli chiari, un po' quelli scuri. Come vi sentite? Vedete? Non c'è una posizione specifica in cui dovete metterli. Un po' a fantasia e la vostra creatività, ovviamente. È veramente molto divertente, ragazzi. Sembra una scemata, ma è veramente divertente. Mi sta piacendo veramente molto. Veramente molto non si dice.
Comunque, ok, schiaccio un attimino. Qua ne sono avanzati degli altri. Io guardo un attimo la scatola. No, la scatola fa vedere i tre giri, 1, 2, 3. Qua ne sono anche avanzati. Per cui vediamo un attimo. Vedete, già così è molto carina come ghirlanda. Veramente molto carina. Poi, ovvio, loro te ne mettono anche di più di pompon per sicurezza, insomma. Se li vuoi utilizzare tutti, non è che, non penso ci sia un problema. Io magari ne metto alcuni qua intorno di questi, visto che sono avanzati quasi quasi, tanto per non sprecarli, perché non li avrei comunque sprecati. Però così, tanto per decorare un attimino anche intorno. Visto che ci sono, perché non utilizzarli giustamente? Tanto, vedete, mi sono fatta prendere un attimo dalla mia creatività, dall'ispirazione, insomma, e ho deciso di far così. Qua si è staccato? No. Teniamo un attimo schiacciati. Ok, questi non sono attaccati. Allora, mettiamo questo, l'ultimo verde chiaro, lo mettiamo qua. E poi i verdi scuro. Lo metto uno qui. Ok, e me ne avanzano tre. Fantastico, perché sono dispari. Ah, facciamo così. Li metto così, così sembra un altro giro. Ok. Riattacchiamoli. Questo è attaccato, questo no. Ok. Questo lo metto magari più in giù. Così. Questo è da attaccare. Questo è già attaccato, sì. Questo è da attaccare. Ho finito, ragazzi, scusatemi, ma ho finito. Ecco qua. Ho finito. Teniamo bene. Premuto. Ok, e adesso andiamo a usare questi qui rossi. Sempre a vostra fantasia. Dove vedete magari che c'è qualche difetto, tac, e si copre. Bello. Tanto ce ne sono tanti, per cui ho voglia a sbizzarrirsi, a vedere un po' come metterli. Aiuto, mi sto legando con la colla a caldo, con tutti i fili. Allora. Ok. Allora,
avanti un po' da sola e ci vediamo quando ho finito di mettere tutti i pompon rossi. Ok, ragazzi, eccola qua. Finita. Poi adesso piano piano toglierò anche tutti i fili della colla a caldo. Ma eccola qua. Finita. Ah no, me ne manca uno. Mi manca un pompon, vediamo un po' dove possiamo metterlo. Mettiamo qua. E voilà. Eccoci qua. E niente, ragazzi. Questa è la mia ghirlanda fatta con il kit di Tiger e mi piace tantissimo, veramente tanto. Ovviamente adesso toglierò poi tutti i fili da colla a caldo, ma secondo me è veramente carinissima. Poi bisogna farla asciugare bene tutto quanto. E questo è il risultato finale. E niente, ragazzi, fatemi sapere un po' come vi sembra, se vi piace, se non vi piace. Scrivetemelo qua sotto in un commentino. E ovviamente nell'info box vi lascio il mio link dell'Instagram se vi va di andarmi a seguire. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente se è così lasciate tanti like, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per avere sempre la notifica di ogni mio caricamento del mio video. E niente, io come sempre vi mando un grosso bacio, un grosso abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!